Per George, trascorrere un pomeriggio con la professoressa Wiseman era molto rilassante. Sì. No. Forse. Verde. Giovedì. Spinta gravitazionale. Non c'è di che. Oh, benvenuti, ragazzi. Ciao. Solo un attimo, devo rispondere a un messaggio urgente del dottor Aslin. Se vuoi ripassiamo in un altro momento, sembri molto occupata. Oh, no, sono solo più insegnata. Voglio dire, più impegnata del solito, ma si tratta di pratiche amministrative. Lavoro d'ufficio. Rispondere a domande, riempire moduli, copiare. Il brontosauro è un erbivoro. Mi hanno chiesto di fare la supervisione a 5 mostre, 2 qui in città, mentre altre 2 sono a Cleveland. Oh, è vero, volevo dire 4 mostre. In fondo 2 più 2 fa sempre 4, anche quando sei stanco e distratto. Secondo me tutto questo lavoro ti ha stressato troppo. Giorgia ha ragione, hai bisogno di rilassarti. Ti aiuteremo noi. La nostra compagnia è rilassante. Usciamo insieme sabato? Sì, George ha ragione, ma devo vedere i miei impegni. Dove sarà la matita? Ah, eccola qui. Grazie, tesoro. Allora, questo sabato tutto relax. La professoressa Wiseman ha bisogno del nostro aiuto. Dunque, pensiamo a qualcosa di rilassante da fare tutti insieme questo sabato. È divertente, ma lei ha bisogno di riposarsi. Insomma, di qualcosa di più tranquillo. Vuoi fare un picnic? Ma è un'idea a dir poco perfetta! Così, quel sabato, l'uomo dal cappello giallo aveva preparato un buon pranzo da picnic. A questo punto direi che abbiamo decisamente tutti gli ingredienti per far rilassare una professoressa. Sei molto generoso, ma tranquillo, ne ho abbastanza per tutti. Oh, che buon odorino! Ora sono pronta a trascorrere questa giornata in totale relax. È bello essere lontani dal lavoro per un po', dico bene? Assolutamente. Infatti sono vestita di blu, che come la scienza insegna è un colore che rilassa. Inoltre, adagiandomi con un angolo di 45 gradi, mi pongo in una posizione di assoluto relax per la mente. Bene, allora tutto procede per il meglio. E allora? Allora che cosa? Ti senti rilassata? Per la verità, cercavo di ricordare se ho faxato le specifiche delle lune di Giove al direttore. No, oggi non devi preoccuparti di niente. Lascia che dei problemi ce ne occupiamo solo noi. Scommetto che ti va un sottaceto. Non si apre! Dai qua. Voglio provarci io. No, non se ne parla nemmeno. Sei qui per rilassarti. Abbiamo bisogno di qualcosa che ci aiuti nella presa. E... Questo è abbastanza ruvido. No, non glielo devi dare. Oggi per lei è un giorno di riposo. Allora insegnerò a George come fare.
Ecco, gira in questo modo. Abbiamo scoperto che i sottaceti non sono rilassanti, almeno non quelli a cui piace così tanto volare. Guarda, quella è l'ideale per riposarsi. Se devo essere sincera, mi diverto molto di più stando seduta per terra. Ma che cosa ci può essere di più rilassante del penzolare da un albero? Devi solo sdraiarti e lasciare che i pensieri scivolino via. Ah, grazie, George. No, più piano, piano, piano! Aspetta, ti aiuto! Oh, ho paura che sia troppo stretto! Non ti preoccupare, sono sicura che troveremo un modo per risolvere il problema. No, niente affatto, ti devi rilassare. Mi sbroglierò da solo. Quello che ci servirebbe è un bel bastone da poter usare come leva. Ci sono quasi. Perfetto. Non è che avete in mente di prendermi a bastonate come si fa nel gioco della pentolaccia, vero? Ma che sciocco, vogliamo solo usare la mazza come leva. Scusa, ti sei fatto male? No, per carità. Sono caduto sul mio cappello. Oh, oh no, ci rimane solo un'ora per fare qualcosa di rilassante. Adesso cerchiamo di non creare altro lavoro per la professoressa Wiseman, d'accordo? Bene, venite, presto, presto, presto. Per le anatre. Ecco, tieni, avanti, rilassati, rilassati. Ma certo, ci vado anch'io. Mi raccomando, attento. È tutto a posto, in fondo loro mangiano e noi ci rilassiamo, giusto? Sì, ma il tuo cappello sta per andarsene. No! Povero cappello! Va bene, risolveremo anche questa. Non spetta a te, è compito mio. Qualche consiglio? Forse sì. Possiamo usare questo filo a mo' di lenza per pescare il cappello. Mi servirebbe soltanto un amo. Una scelta perfetta. Ecco fatto. A te l'onore del primo lancio. Serve un peso maggiore. Oh, ma... Così va meglio. Prova ancora. Ecco, ho trovato! Vedi quel ramo sporgente? Lo useremo per sollevare il cappello. E come? Fantastico! Oh, grazie, amici! Grazie con tutto il cuore! Oh, non è stata la giornata che speravo. Non hai fatto altro che risolvere problemi per noi. Per favore, accetta le nostre scuse. Le vostre scuse? Per cosa?
cosa. Finalmente ho avuto una giornata davvero rilassante. Sul serio? Ma certamente. Ho dovuto risolvere dei problemi veri, non come quelli del lavoro dove combatto sempre con noie e scartoffie. Ah, allora siamo contenti. Meglio così. Grazie. A presto. Sì, quando vuoi. Ah, però, chi se l'aspettava che rilassarsi sarebbe stato tanto faticoso? Vieni, George. Andiamo a fare un pisolino.